Marco Tullio Cicerone diceva: Nessuno è tanto vecchio da non sperare di vivere ancora un anno, né alcuno tanto giovane da essere sicuro di vivere ancora un giorno. In passato si moriva più facilmente, era già un gran bel risultato superare la nascita senza problemi, considerato il flagello dell'elevata mortalità infantile. Superato questo ostacolo, si presentavano all'orizzonte terribili epidemie, quali la peste nera, che mietavano un immenso numero di vittime, quindi l'aspettanza di vita era molto bassa. Oggi, grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, ai nostri notevoli progressi della medicina e ad una maggiore consapevolezza del bene, si vive molto più a lungo. Si è scoperto che in alcune regioni del mondo buona parte degli individui di una popolazione risultano molto più longevi rispetto ad altre. Si può pensare che vivere così in alto e al freddo li conservi giovani e prestanti senza farli scadere. In realtà queste popolazioni hanno in comune una sana alimentazione, povera di grassi animali, zucchero e sale, ricca di verdure e alimenti freschi. Altri elementi fondamentali sono l'attività fisica sino a età avanzata, l'intensa vita affettiva e un importante ruolo sociale ricoperto anche in vecchiaia. Tutto è a Okinawa, che aspetta il posto più alto nella classifica che vanta il più elevato numero di ultracentenari anagraficamente accertati. Da noi invece la persona che ha vissuto più a lungo fu la supercentenaria Venere Sfire Spizzinato, nata ad Ala il 23 novembre 1986 e morta a Verona il 2 agosto 2011. Visse 114 anni. Superare 100 anni non è di tutti, sono pochi coloro che oltrepassano questa fatidica soglia. Quali sono dunque gli ultracentenari più famosi? Scopriamoli insieme. Marie-Louise Meslier è stata una supermercenaria canadese. Meslier è la persona più longeva canadese, anagraficamente accertata, e la quarta donna più longeva di tutti i tempi. Nacque a Kamouraska, Quebec, nel 1880. Nel 1900 ha sposato il suo primo marito e hanno avuto quattro figli. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1911, si trasferisce per vivere in Ontario e soltanto una volta, nel 1939, fece ritorno alla sua zona natale. La supermercenaria ebbe altri sei figli del suo secondo marito, che sposò nel 1915. Dopo la morte anche del secondo marito, nel 1972, ha vissuto per un po' con una figlia e poi in una casa di cura a Corbeil. Ha avuto in totale 85 nipoti, 80 pronipoti, 57 pro-pronipoti e 4 gran-gran-pronipoti. La Meslier morì causa coaguli nel sangue all'età di 117 nel mese di aprile del 1998 a Corbeil, in Ontario. Al momento della morte, uno dei suoi figli viveva con lei nella stessa casa di cura, mentre sua figlia maggiore, ancora in vita, aveva 90 anni. Lucy Hanna è stata una supercentenaria americana e precisamente la terza donna più longeva di sempre. Hanna è nata il 16 luglio 1875 in Alabama, Stati Uniti, con il nome di Lucy Terrell, ma si è trasferita durante la grande migrazione più a nord, Detroit, per sfuggire ai pregiudizi e alle tensioni razziali del profondo sud. Ha sposato John Hanna nel 1901 e ha avuto otto figli, solo due dei quali vivevano quando Hanna è morta. Due delle sue sorelle hanno raggiunto i 100 anni di età, mentre sua madre 99. È morta a Detroit, Michigan, il 21 marzo 1993. Al momento della morte la sua famiglia ha dichiarato che in realtà aveva 118 anni, ma ulteriori indagini effettuate 10 anni dopo dallo studio Kestenbaum della Society Security Administration ha dimostrato che la sua età al momento della morte era in realtà 117 anni e 248 giorni. Sarah Knaus è la persona verificata più longeva mai nata negli Stati Uniti. Ha vissuto tutta la sua vita in Pennsylvania, dove morì nel 1999. Era una sarta qualificata e si è sposata nel lontano 1901. Aveva 28 anni quando Ernie Ford ha introdotto la Ford Modello T
nel 1908. Ha vissuto 7 guerre negli Stati Uniti e ha vissuto susseguirsi 23 presidenti americani. Pensate che aveva 31 anni quando si è verificato il naufragio del Titanic nel 1912 e 46 anni quando Charles Lindbergh volò in solitario attraverso l'Atlantico. Nel 1995, all'età di 115 anni, alla stessa Sara fu chiesto se fosse felice della sua lunga vita e le rispose dicendo che riesco ancora a godermi la mia vita perché sono in salute e sono in grado di fare diverse cose. Tra i suoi passatempi preferiti c'erano guardare il golf in televisione, richiamare e sgranocchiare cioccolatini, anacardi e patatine fritte. Shigeo Isho Izumi è considerato l'uomo più longevo di tutti i tempi, visti i suoi 120 anni e 237 giorni di vita. Nacque nella regione di Kyushu, Giappone. Ha cominciato a lavorare come coltivatore di canna da zucchero alla tenera età di 7 anni. Smise di lavorare all'età di 105 anni, dopo una carriera lavorativa di 98 anni. Izumi, come del resto signora Jane Calmet, è stato un fumatore fino a 70 anni di vita. Al contrario, non smise mai di bere lo scucu, liquore con il tasso alcolico medio pari al 35%. Morì all'età di 120 anni a causa di polmonite. Al momento della morte era alto 1,42 m appena e pesava 42,6 kg di peso. Curiosità, il giorno della sua morte avvenne nel giorno del 111° compleanno della francese Jane Calmet, donna più longeva di tutti i tempi. Jenny Calment è ufficialmente la persona più longeva che sia mai esistita. La signora Calment entra nel Guinness dei primati come l'essere umano più longevo della storia, di cui si abbia una documentazione anagrafica valida. Da adolescente lavorava nel laboratorio di suo padre ad Arles, nel sud della Francia. Vincent van Gogh, il celebre pittore, un giorno visitò il suddetto negozio per acquistare dei colori. E lei non fu molto contenta di aiutarlo, perché, come disse molti anni dopo, era brutto come il peccato, aveva un carattere terribile e adorava l'alcol. La sua vita? Un record nel record. A 85 anni iniziò a tirare di scherma e non smise di muoversi in bicicletta, sino ai suoi 100 anni. Aveva inoltre presentato il funerale di Victor Hugo nel 1885. Incontrò anche il poeta e premio Nobel, Frederick Mistral, e andò a vendere uno spettacolo di Josephine Baker. Non era stata malata nemmeno un giorno in tutta la sua vita. Chissà se il sistema immunitario aveva. L'aveva protetta da ogni virus. Se solo la scienza medica avesse potuto estrarre l'essenza e iniettarla a tutti. Oltre ad essere genicamente privilegiata, grazie a questo straordinario meccanismo di difesa, la donna aveva inoltre mantenuto per indole un atteggiamento positivo nei confronti della vita e un irreprimibile senso dell'umorismo. Pensate che all'età di 120 anni ha inciso il suo primo disco. Era un amante della cioccolata e dell'olio d'oliva e non rinunciava mai ad almeno un buon bicchiere di vino rosso al giorno. Fumò fino a 118 anni, a dispetto di chi pensa che sia assolutamente necessario uno stile di vita sano per vivere a lungo. E niente, speriamo che anche questa top 5 delle 5 persone più anziane del mondo vi sia piaciuta. Come sempre, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, qui da Lifehacks è tutto, bella!